Chiavenna sconvolta per la tragica fine del giovane Giacomo Galleggioni, molto conosciuto e stimato. Era tornato da poco dalla Nuova Zelanda. Domani l'ultimo saluto. Allerta della Protezione Civile fino a domenica per forti temporali e rischio idrogeologico. Strada chiusa a Sernio fino a lunedì e a Chiareggio si passa soltanto di giorno e se le condizioni meteo lo consentono. Anche l'ultima fiammella di speranza si è spenta. Il 28 agosto segna la fine della società del capoluogo, fondata nel 1932. Scontro tra una Range Rover e una Fiat Punto nel primo pomeriggio di oggi. Auto distrutte, grande spavento, ma fortunatamente nessuno degli occupanti le vetture rischia la vita. Buonasera ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Il cordoglio di tutta la Valchiavenna per la morte di Giacomo Galleggioni, 28enne, avvenuta ieri in un tragico incidente alpinistico a Madesimo nei pressi del Lago Nero dello Spadolazzo. I ricordi commossi del sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta e del vicario Don Lorenzo Pertusini. Simone Belletti. La notizia della morte di Giacomo è per tutti noi un grande dolore, qualcosa che lascia senza fiato, senza parole, anche con tanta rabbia nei confronti di un destino così crudele in una giovane età. Giacomo era un ragazzo d'oro, come diremmo noi, dal cuore grande, un ragazzo innamorato della vita, un ragazzo che insieme a tanti amici è cresciuto, tante volte con la testa fra le nuvole, come ci piace ricordare, un ragazzo buono, dal cuore d'oro, senza cattiveria, con tanti progetti per la propria vita. Il cordoglio di tutta la Valchiavenna per la scomparsa di Giacomo Galleggioni, 28enne di Chiavenna. Una caduta fatale di 150 metri in località Pizzo Spadolazzo a Madesimo, ieri pomeriggio gli è costata la vita. Il giovane stava facendo un'escursione in quota con il padre, nei pressi del Lago Nero sopra Monte Spluga, a oltre 2000 metri di altitudine. Aveva poi deciso di proseguire da solo fino alla cima del Pizzo Spadolazzo, ma qualcosa è andato storto. Proprio il papà, che attendeva il figlio al rifugio sottostante, preoccupato per il mancato rientro, ha lanciato l'allarme nel primo pomeriggio. Imponente il dispiegamento di soccorritori e forze attivato per cercare il 28enne. Alle 19 l'amaro ritrovamento. Immenso il dolore e tanta commozione da parte di tutta la comunità chiavennasca, che si è stretta attorno alla famiglia di Giacomo e che lo ricorda come un ragazzo pieno di entusiasmo, energia e positività. Oggi ci stringiamo insieme a tutti gli amici, a chi l'ho conosciuto, alla sua famiglia, alle tante persone che gli hanno voluto bene, con questo dolore che portiamo nel cuore. Da lui impariamo ad amare la vita, a fare progetti per il futuro, senza troppi pensieri, con grande genuinità, sincerità, in questo momento con tanto dolore, quindi è un momento difficile per tanti di noi perché non ci sono risposte a una tragedia di questo tipo. Giacomo viveva sempre tutto con entusiasmo e con entusiasmo, pari a pochi, viveva anche la fede. E in quest'ultimo anno lui mi raccontava, aveva maturato un profondo senso di fede, a partire da quella fede nel Signore che già aveva in quest'ultimo anno che egli aveva trascorso in Nuova Zelanda e durante il quale aveva scelto di tornare per costruire qui una sua famiglia secondo Dio. Era un ragazzo in ricerca di Dio e ora Giacomo Dio l'ha trovato in un modo che a noi sembra tanto assurdo e ingiusto, che non avremmo scelto. Lo affidiamo nelle braccia del padre che gli cercava e a noi resta il suo ricordo e nello stesso tempo il dovere della preghiera per lui, per i suoi cari, per tutte le persone che gli hanno voluto bene e da lui, dalla sua persona, tanto abbiamo imparato. Si terranno domani alle 15 al centro polisportivo Valchiavenna i funerali di Giacomo, l'ultimo saluto nella casa dell'Hockey Chiavenna, squadra del suo cuore, di cui era tifoso sfegatato. E ora purtroppo un'altra tragedia, quella della ragazzina di 12 anni inghiottita ieri dalle acque del lago di Como ad Abbadia Lariana. Sentiamo gli aggiornamenti della vicenda nel servizio del collega di TSN Lecco, Andrea Morleo. Si chiamava Fatou e aveva solo 12 anni, la bambina che ieri è annegata a pochi metri dalla spiaggia della Punta ad Abbadia Lariana.
Lì, sulle rive del lago di Lecco, la ragazzina era arrivata in treno da Monza insieme ai fratelli, mamma e papà, entrambi originari del Ghana. Volevano trascorrere una giornata di relax, che presto però si è trasformata in tragedia. Fatou aveva subito deciso di fare un bagno in compagnia della madre. Insieme hanno cominciato a fare qualche passo in acqua tenendosi per mano, pochi metri, e poi all'improvviso la donna ha perso l'equilibrio, forse perché tradita dal fondo scivoloso e infido. Giusto il tempo di rialzarsi e la piccola non c'era più, inghiottita dalle acque che in quel punto sono attraversate da forti correnti. Ha cercato di immergersi nelle acque, ma senza successo la madre. Anzi, è stato il marito a tuffarsi per riportarla in salvo. Per la piccola Fatou, invece, non c'è stato più nulla da fare. I sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale hanno scandagliato ripetutamente il fondo, aiutati dall'elinucleo di Varese e dai finanzieri del reparto aeronavale di Como, ma senza risultato. Le ricerche sono continuate nella giornata odierna. È la sesta vittima in un solo mese sul lago di Lecco. Molti di loro sono stranieri, ignari delle insidie del lago, proprio come Florin Iancu, il ragazzo romeno annegato al largo di Onno dopo essersi tuffato da una barca a noleggio. Era la fine del luglio scorso, la prima croce di un'estate difficile. Riapertura in sicurezza delle scuole, sul come i dubbi e le incertezze non mancano, ma l'ottimismo del direttore dell'ufficio scolastico territoriale Fabio Molinari fa ben sperare. Attendiamo notizie riguardo ai trasporti che condizioneranno necessariamente le ultime decisioni, dice. Invito tuttavia le famiglie a stare tranquille, stiamo lavorando per un anno scolastico sicuro e a orario completo. Ci sarà la possibilità di un minimo ricorso alla didattica a distanza per le scuole superiori, ma in un progetto didattico più coerente ed articolato di quello emergenziale. Intanto oggi, terzo giorno dell'avvio della campagna di effettuazione dei test sierologici sul personale docente e no delle scuole della provincia, sul totale dei testati 1159, il numero dei positivi e dunque di coloro che poi sono stati sottoposti a tampone è salito dai 38 di ieri ai 56 di oggi. I test proseguiranno per tutta la settimana prossima, da lunedì a venerdì, e si stima che al termine vi sarà sottoposto del tutto volontariamente circa il 70% del personale. Allerta per forti temporali e rischio idrogeologico. Sarà un weekend di tempo pessimo e di basse temperature. La speranza è che a questo quadro non si aggiungano smottamenti. Vediamo. Allerta arancione per rischio di temporali forti, allerta gialla per rischio idrogeologico. Non sarà certo un buon fine settimana se si considera l'allerta di protezione civile da parte di Regione Lombardia valida già da quest'oggi. Prepariamoci a un intero weekend di pioggia battente, vento e basse temperature. Che si tratti di un autentico rivederci da parte dell'estate o meno, accanto al brutto tempo preoccupa la situazione in diversi punti della provincia, teatro nei giorni scorsi di frane che, come nel caso di Chiareggio lo scorso 12 agosto, hanno provocato addirittura la morte di 3 persone. Sabato scorso è stata la volta della Val Arnasca, valle laterale della Val Codera di Novate Mezzola, dove è stato necessario portare in salvo 2 Boy Scout, e di Sternio, dove soltanto per fortuna la colata di fango e detriti non ha travolto un gruppo di vetture. Osservata speciale anche la frana del Ruinone in Valfurva, anche se la situazione lo si è visto con l'intensità delle precipitazioni, autentiche bombe d'acqua come vengono definite, in pochi minuti rischia di scatenare disastri di proporzioni importanti anche in zone non considerate particolarmente a rischio. Sicuramente fino a domenica compresa la strada per Chiareggio rimarrà aperta soltanto di giorno dalle 7 alle 19 e soltanto se visibilità e condizioni meteo lo consentiranno. Già oggi la strada è stata aperta soltanto a finestre, quando la pioggia smetteva oppure era meno insidiosa. Dopo il dissequestro della zona a monte e a valle del ponte sul Nevasco, sono anche iniziati i lavori in alveo di messa in sicurezza, oggi peraltro già bloccati per il maltempo. Perché la situazione possa essere ricondotta alla normalità, visto che sulla zona incombono ancora 20.000 metri cubi di materiale, ci vorranno 20-25 giorni lavorativi, ottimisticamente dunque circa un mesetto. Nel frattempo gli evacuati non potranno fare rientro a casa, anche se il sindaco di Chiesa in Valmalenco, Renata Petrella, ha modificato l'ordinanza consentendo loro quantomeno di poter fare rientro nelle abitazioni accompagnati dagli uomini della Protezione Civile, almeno per il tempo necessario a recuperare effetti personali.
Il comune di Val di Sotto intanto ha deciso di chiudere temporaneamente il tratto interessato di provinciale 27 per il passo dello Stelvio in prossimità dell'attraversamento Novalena, interessato da colate detritiche in seguito alle piogge del 4 e 5 agosto scorsi. Intanto sui Monti di Sernio sono conclusi i lavori di messa in sicurezza dopo che sabato scorso sono scesi a valle 15.000 metri cubi di materiale riversatisi sul ponte del torrente Refrece a monte della località Motta. La strada anche in questo caso resterà chiusa almeno fino a lunedì mattina. Le previsioni per le prossime ore, come detto, sono tutt'altro che incoraggianti. Domani tempo instabile con rovesce temporali e anche di forte intensità che a più riprese interesseranno Alpi e Prealpi. In particolar modo sui settori di nord-ovest, Valchiavenna e zona al confine con il Ticino. Domenica 30, ancora tempo instabile con precipitazioni diffuse su Alpi e Prealpi. In considerazione di queste previsioni, Regione Lombardia ha chiesto ai sistemi locali di protezione civile di attivare e mantenere una fase operativa minima di attenzione, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi. I presidi territoriali hanno sempre l'onere di valutare l'attivazione o il passaggio a fasi operative di livello superiore in funzione di valutazioni locali sull'evoluzione degli effetti al suolo e della vulnerabilità del proprio territorio. L'invito per le prossime ore è di evitare spostamenti se non necessari, soprattutto a ridosso di potenziali rischi quali pertinenze di torrenti e zone lungo la via dei terrazzamenti. Un brutto scontro tra due auto è avvenuto oggi intorno alle 15.30 sulla tangenziale di Sondrio. 6 ferite, le conseguenze per i passeggeri non sarebbero tuttavia gravi. Vediamo il servizio. 6 persone coinvolte nello scontro tra due auto, avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 15.30 sulla tangenziale di Sondrio all'altezza dell'uscita di via Vanoni. Momenti di grossa apprensione per l'incidente tra una Range Rover HSE e una Fiat Punto. Ad avere la peggio nell'impatto la Fiat Punto, che è finita contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti tempestivamente in codice rosso, indice di una situazione di massima gravità, i sanitari del 118 con 3 autoambulanze, l'elisoccorso di Areu, i carabinieri e i vigili del fuoco del capoluogo. Un incidente che inizialmente ha destato molta preoccupazione, ma che fortunatamente non ha provocato conseguenze gravi ai passeggeri delle due vetture coinvolte. Nel sinistro sono risultate ferite 2 bambine di 6 e 13 anni, una donna di 31, 2 uomini di 38 e 56 anni. Tra i passeggeri anche una neonata. Sono stati tutti trasportati in codice giallo all'ospedale di Sondrio. Intervenire presto e bene per migliorare il presidio di Morbegno e i servizi sanitari sul territorio. Questo chiedono il presidente della comunità montana di Morbegno e il sindaco di Morbegno nel suo ruolo di presidente della conferenza dei sindaci del mandamento. Che mandano anche un chiaro messaggio di apertura ai sindaci dell'Alta Valle per trovare un progetto comune di ammodernamento della sanità provinciale che sia vantaggioso per tutto il territorio. Sentiamo. Sul tema della sanità, non soltanto della Bassa Valle ma provinciale, una chiara presa di posizione con precise richieste a Regione Lombardia arriva dal morbegnese. Agire presto e bene, questo chiedono il presidente della comunità montana di Morbegno Emanuele Nonini e il sindaco di Morbegno Alberto Gavazzi nel suo ruolo di presidente della conferenza dei sindaci del mandamento. Presidio del territorio, garanzie sui pazienti acuti, rafforzamento dei servizi territoriali. Tra compiti allo stesso modo importanti che il punto di primo intervento di Morbegno deve essere messo nelle condizioni di svolgere al meglio nell'interesse dei cittadini. Abbiamo apprezzato la disponibilità manifestata dalla Regione nella persona del vice direttore della Direzione Welfare, Marco Salmoiraghi, sottolinea il presidente della Comunità Montana Nonini. Ma ora vorremmo che si concretizzasse al più presto quanto è stato concordato. Come sindaci dobbiamo delle risposte ai nostri cittadini che giustamente pretendono un servizio di qualità presso il presidio e sul territorio che sia in grado di garantire le cure. Le richieste sono riassunte in 5 punti. Il mantenimento dei reparti esistenti nella fattispecie
specie anche dei 14 posti letto per le cure subacute e dei 6 di riabilitazione generale geriatrica, da riclassificare come degenze di comunità di livello avanzato. L'attivazione di 15 posti letto aggiuntivi di degenza di comunità di base entro la fine del 2020, l'aumento di 7 posti letto dell'hospice per arrivare a un totale di 14, la messa a disposizione in forma gratuita di 4 studi per i medici di medicina generale per lo sviluppo di progettualità a favore del territorio, la consegna e l'attivazione della nuova TAC per soddisfare una richiesta diagnostica ambulatoriale sempre crescente. Altri ambiti di attenzione sono il potenziamento dell'offerta ambulatoriale e l'attivazione delle prenotazioni online per centro prelievi e centro dialisi, un servizio di emergenza-urgenza adeguato alla complessità del territorio con l'apertura del presidio sulle 24 ore. Chiediamo alla Regione l'attenzione che un comprensorio popoloso come il nostro merita, dichiara il Presidente della Conferenza dei Sindaci Gavazzi, sia per quanto riguarda l'offerta del presidio che quella territoriale. Consideriamo fondamentale quanto abbiamo richiesto, addirittura indispensabile, e ci aspettiamo che i bisogni evidenziati siano soddisfatti. Le richieste specifiche sono relative al territorio mandamentale di competenza, ma lo sguardo di Nonini e Gavazzi si allarga al resto della provincia, perché quello che è ottimale per un'area va a vantaggio di tutte le altre. Estendiamo l'invito a tutti i sindaci della provincia, in particolare a quelli dell'Alta Valle, concludono Nonini e Gavazzi, per un confronto politico costruttivo dal quale possa uscire un progetto di ammodernamento della nostra sanità vantaggioso per tutta la provincia di Sondrio, senza che nessun territorio si senta in qualche modo penalizzato. Dobbiamo puntare sugli aspetti che ci uniscono per superare le barriere che ancora ci dividono e per trovare la migliore soluzione possibile per tutti i cittadini di Valtellina e Vecchiavenna. Con una lettera inviata stamane alla FIGC, la società Sondrio Calcio ritira la squadra dal campionato di Serie D. Il 28 agosto 2020 è dunque la data che sancisce la fine della storia della squadra del capoluogo, fondata nel lontano 1932. Paolo Croce. Lo avevamo messo nei titoli del TG di mercoledì sera. Il Sondrio Calcio non c'è più, chiude i battenti. Era una sorta di anteprima, speravamo tanto di sbagliarci. Così non è. Questa mattina la società ha comunicato ufficialmente alla federazione la sua rinuncia a giocare nel prossimo campionato di Serie D, nonostante l'iscrizione fosse già stata formalizzata nelle settimane scorse. Qui, così, in questa situazione, perdono tutti. Perde la società, che esce male di scena. Perde chi doveva subentrare e non aveva né la passione né probabilmente i soldi per poterlo fare. Perdono gli imprenditori locali, troppo assenti. Perde l'amministrazione comunale, che è stata uno spettatore e invece doveva forse essere un attore. Che dire, tanta amarezza, resta veramente tanta amarezza e tanta rabbia, perché tutti dovevano e potevano fare di più. Il Sondrio Calcio, come l'abbiamo conosciuto in questi anni, non c'è più. Chissà cosa ci sarà da domani. TSN, la radio e televisione di Sondrio, ora è anche radiovisione sul canale 610 del digitale terrestre. Fra gli ospiti questa settimana abbiamo avuto Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter e campione del mondo in Spagna. Lo abbiamo intervistato per voi. TSN, la radio e televisione di Sondrio, ora è anche radiovisione, unica in Valtellina e Valchiavenna. Siamo sul canale 610 del digitale terrestre. La radio in TV, se ci pensate, è quanto di più antico e moderno ci possa essere allo stesso tempo. Dal 21 settembre aspettatevi grandi novità su TSN. Intanto vi ripropongo una delle interviste fatte in settimana. Questa è a Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. Buon ascolto, anzi no, meglio, buona visione. Siamo pronti per fare qualcosa di particolare. In studio, in radio, abbiamo due giornalisti, quindi l'evento è importante. Volete annunciare voi chi c'è al telefono? Sì, abbiamo un collegamento telefonico Beppe Bergomi, che salutiamo. Buongiorno Beppe. Buongiorno, ciao a tutti, buona giornata. Beh, oggi guarda, siamo in tre contro uno, perché c'è Fausto, sono io Paolo e c'è Simone, però tu sei un difensore, insomma, di vecchi devo tempi. Di... Ecco, di... Non può più fare. Direi con le che... nuove regole. Va bene, va benissimo. Allora Beppe, innanzitutto questo calcio che è ripartito, insomma, com'è ripartito? Ma com'è ripartito? Sai, alla fine io dico che l'importante era ripartire. Certo che non è bello vedere le partite, anche personalmente commentarle senza il pubblico, perché non ti dà quell'adrenalina, quell'emozione, perché il calcio è fatto di emozioni, ma come lo sport, come la vita, e quindi
te ne trasmetti di meno, però abbiamo visto delle buone partite, siamo arrivati alla conclusione di un campionato e delle coppe europee, insomma, e quindi da quel punto di vista diciamo che è ripartito bene. Adesso bisognerà capire cosa faremo da qui in avanti, perché da quello che intuisco mi sa che si continuerà così con gli stadi ancora chiusi e purtroppo, se vogliamo andare avanti, bisogna farlo in questa maniera. Buongiorno Beppe, per me è un grandissimo onore parlare con lei. Niente, io volevo chiederle le differenze tra il calcio di adesso e il calcio di una volta. Secondo me il calcio di adesso non emoziona più come una volta, quando giocava anche lei. Sì, no, ho capito. Io ho giocato anni 80-90, ho smesso nel 99, e quindi ho preso un calcio dove sicuramente ho iniziato a giocare, penso dove c'erano l'Inter vinse l'ultimo scudetto, dove erano tutti italiani, poi da lì arrivarono gli stranieri, uno prima uno, poi due, poi tre per squadra, vale, e poi il calcio è cambiato. Ora, tendenzialmente io guardo sempre avanti e facendo questo tipo di lavoro io mi emoziono ancora, non spesso, perché non sono tante le partite che mi emozionano, avendo visto ne tanti. Però è vero, il calcio di una volta, magari io lo chiamo un calcio un po' più polveroso, ma con dei valori, con dei principi, secondo me, molto sani. Quello di adesso non è che non li ha, è che i ragazzi di oggi, che ognuno di loro ha una chiave d'entrata, però sono come delle aziende di loro stessi, e le stesse società ce li tengono lontani, non ce li fanno conoscere da vicino. E quindi sembra tutto un po' troppo ingigantito e sembra che questi ragazzi siano un po' assetici, che non danno emozioni. Ma io invece penso, avendoli anche conosciuti, stando vicino a loro in alcuni, hanno dei valori anche loro, perché mi viene in mente Chiellini, mi viene in mente, insomma, gente che ti dà qualcosa, no? Sì. Quindi penso che bisogna sempre guardare avanti, purtroppo il calcio per fortuna va avanti come nella vita e dobbiamo adeguarci a questo calcio. Zio Beppe, per favore, tu sai qualcosa di più su Messi che se ne vada e arriva l'Inter? Allora, stamattina ci sono il telefono e tutti i miei amici, ma arriva Messi? Non lo so, ti dico la verità. Non lo so, sarebbe bello, ti dico la verità, per l'Inter, per il nostro calcio. Perché avere in Italia Ronaldo e Messi sarebbe veramente bello, perché negli ultimi anni, dove stiamo lentamente tentando di rialzare la testa, avremo la possibilità di avere i due giocatori più forti, quindi sarebbe bello sia per l'Inter ma soprattutto per il nostro calcio. Festa grande ieri a Livigno per la cooperativa sociale L'Impronta, che colpisce nel segno e mostra capacità non da poco nel fare rete e dare risposte ai bisogni del territorio. Un momento importante dell'anno che ha coinvolto l'intera comunità. Roberta Cerbi. Il sorriso dei vostri ragazzi è la nostra ricompensa, lo dicono gli educatori della cooperativa sociale L'Impronta di Livigno e Trepalle alla festa di fine progetto estivo, condotto con ragazzi e adolescenti diversamente abili. Famiglie coinvolte nella progettazione di attività, garantite numerose e diversificate nonostante le limitazioni del Covid-19, hanno mostrato che fare comunità è indispensabile per il bene dei propri figli. A quest'estate eravamo 5 operatori. E in quest'estate particolare, per questa emergenza sanitaria, abbiamo dovuto rivedere un po' il programma estivo, mantenendo sempre un rapporto di uno a uno, quindi un educatore per ragazzo. Per ognuno dei 9 ragazzi iscritti un programma personalizzato e una sola giornata vissuta in gruppo, come il laboratorio di cucina. Ogni settimana il fatto di andare insieme a fare la lista della spesa, andare insieme in un negozio, scegliere i prodotti e passare alla cassa, successivamente lavorarli e appunto cucinarli, è stata l'occasione perché ognuno potesse mettere davvero del suo nel lavoro e fare quello che era in grado di fare, con risultati direi decisamente soddisfacenti. Un gioco, la misurazione della temperatura a ingresso, un onore mettere la firma e attestare la propria presenza in un momento di confronto e bilanci così importante dell'anno. Un piacere il momento conviviale, condiviso anche con gli amministratori. Grande merito, però mi sento anche di riconoscerlo a queste famiglie, a queste mamme, a questi papà, che talvolta anche
anche rispetto a delle richieste che possono anche portare anche in sede istituzionale, anche in comune, così portano dei bisogni, ma che partono effettivamente anche da vissuti e da anche attivazioni che loro stesse provano a mettere in campo, quindi non sono solo persone che vengono e chiedono delle cose, ma sono delle persone che in prima persona ci provano anche a collaborare, a essere promotrici, ma essere anche un po' risorsa. L'equipe educativa ci sa fare e dispensa energie, facendo uscire il meglio dai ragazzi e nascere amicizie. I risultati parlano da soli. Ho fatto nuovi amici, ho conosciuto la Eleonora, la Giulia, la Martina e Vincenzo e gli educatori che hanno sostenuto. Quest'anno la giornata è stata bella e meravigliosa. Ringrazio gli educatori che hanno sostenuto i veri propri problemi, per esempio disabilità e problemi di pensare, e vediamo cosa succede nei prossimi giorni che ci vediamo. La cooperativa Impronta dal 1998 è in continua formazione, si mette in discussione e ascolta i bisogni emergenti assistendo anziani, adolescenti, minori. Oggi pensa a mettere in campo anche supporti specialistici. Quello che cerchiamo di fare è cercare di progettare e condividere anche a livello proprio diciamo così vicino alle famiglie, a tutte le persone che in qualche maniera fanno parte della comunità. La cosa più bella e che dà sempre soddisfazione è arrivare insieme alle famiglie a dirsi: siamo sulla strada giusta, stiamo rispondendo a dei bisogni che questi ragazzi in particolare durante il periodo estivo cercano. Progetti sociali che riescono perché esiste una reale integrazione tra molteplici opportunità sul territorio. Per noi è l'occasione per rafforzare e consolidare una collaborazione che viene da lontano, ma che man mano progredisce, consente di accompagnare con dei risultati anche positivi il percorso di questi ragazzi. Emozioni difficili da dimenticare. E mi sono molto divertita con i miei amici, con i miei educatori. La giovane promessa della pallavolo Eleonora Muscetti di Bormio si prepara a una nuova sfida che si chiama Volley Parella Torino. Sarà la regista titolare della formazione piemontese in una serie nazionale come la B1. Dopo l'ultimo anno passato in panchina in A2 con il Volley Soverato, Eleonora si candida a una stagione da protagonista. Vediamo il servizio. A 18 anni è già una protagonista della pallavolo nazionale. Eleonora Muscetti di Bormio non ha perso tempo e dopo un'annata in Serie A2 con il Volley Soverato, bruscamente interrotta dal Covid-19, si prepara a una nuova sfida. Ad attenderla per questa stagione il Volley Parella Torino e la B1. Eleonora molto probabilmente avrà quest'anno la responsabilità di una maglia da titolare, nonostante la giovane età. Il desiderio di giocare ha avuto sopravvento, questo è il motivo della sua retrocessione dalla A2 alla B1, che rimane sempre un campionato nazionale di assoluto valore. Calarsi nella dimensione della A2 è stata dura. Uscire dalle giovanili e andare in un campionato importante comunque, perché la A2 è già un gioco molto molto veloce, insomma io ero ancora giovane. Però ho avuto delle compagne più grandi di me che mi hanno aiutata, sono state molto carine e appunto in tutto l'insieme sono cresciuta sia a livello sportivo che come persona. Con il Volley Soverato, nonostante il poco spazio, una stagione al di sopra delle aspettative, soprattutto a livello collettivo. Resta il rammarico per non aver potuto concludere il campionato, fino a quel momento pieno di soddisfazioni. Abbiamo chiuso con un terzo posto e chissà se fossimo andati avanti magari saremmo arrivati anche in finale. Eravamo un po' una squadra rivelazione, all'inizio non si credeva riuscissimo ad arrivare in alta classifica e invece con duri allenamenti, tanta dedizione anche in campo, fuori, ce l'abbiamo fatta e appunto chissà se fossimo andati avanti. Forse avremmo fatto anche meglio. Eleonora ripercorre la sua breve ma già intensa carriera sportiva. Nel 2015 mi sono trasferita a Busto Arsizio per giocare nella Yamamai.
Lì ho giocato in under 14 fino all'under 16, dopodiché sono stata chiamata a Novara per disputare il campionato di under 18 e di B2. L'anno scorso sono stata a Soverato in Calabria in A2. Ora la decisione di scendere in B1 per crescere ulteriormente, questa volta sul campo. Sono scesa in B1 per appunto giocarmela da titolare. E così avrò il mio campionato e avrò modo di far vedere quello di cui sono capace. Obiettivi chiari e ambiziosi da parte della giovane atleta Bormina. Dall'esperienza piemontese si aspetta molto. Sono molto carica perché appunto avendo finito così presto di giocare l'anno scorso non vedo l'ora di toccare il campo, di conoscere le mie nuove compagne e avendo un gruppo così giovane penso che faremo una bella annata. E questo era il nostro ultimo servizio. Ai telespettatori una buona serata e arrivederci al prossimo appuntamento con l'informazione di Telesondrio News. Al Quadrifoglio, a Sondrio, il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile. Al Quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti, camiceria, maglieria, calzature e accessori uomo delle migliori marche. Al Quadrifoglio, l'abbigliamento maschile di qualità, al prezzo giusto. Ci trovi a Sondrio in via Caimi 72, telefono 0342 51 49 71. Per te, donna, che cerchi nella moda uno stile davvero personale, c'è New Probabile Donna, la boutique di Sondrio in via Mazzini 15, dove puoi creare il tuo look, al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna, da anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour, un'eleganza decisamente sofisticata, con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità. New Probabile Donna, abbigliamento, borse, accessori e calzature, a Sondrio, in via Mazzini 15. Immaginari, l'idea che non avevi in testa, a Sondrio, in via Bonfadini 9/A, zona stazione. Orario continuato dalle 9 alle 19, giovedì, aperto fino alle 21. Appuntamenti allo 0342 03 12 35.